penso adesso per me ritirarmi, perché non so poi se sia tanto gradito. Fuori posto in ogni ambito infinitamente, fuori luogo, non mi sento a posto mai. Ma perché io davvero non riesco a capire come si possa tanto soffrire, come si possa parlare, mangiare, campare senza neanche pensare alle poi tante vittime di un sistema sbagliato, poco inclusivo, molto all'antica. Questo è lo Stato italiano e noi sorridiamo come nulla fosse. Tutti a conformarsi, ci disegno i passi, urlo che mi manchi, mi crederai tanto non penso. Tutti a conformarsi, ci disegno i passi, urlo che mi manchi, mi crederai tanto non penso. Non penso. Non penso. No, 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 no. Dopo aver toccato il fondo dell'abisso, ho deciso di saltare e di salire, nonostante quel dal buio che ho fisso, la mia anima mi dica di dormire. Vedi facile rimanere un ufito, ma se devo sorprendere lo farò in positivo. Mi pento se sbaglio, lo faccio troppo spesso, ma sempre su un nuovo obiettivo. Parlo, parlo e poi riparlo, ma non me ne frega, perché se lo voglio lo faccio. È triste vederne annegati i miei miti di un tempo che non mi capiscono affatto. Ma so benissimo che l'Egitto è normale, ma rimane ancora triste se ti è imbattato solo in questo periodo che sembra un girone infernale. Tutti a conformarsi, ci disegno i passi, urlo che mi manchi, mi crederai tanto non penso. Tutti a conformarsi, ci disegno i passi, urlo che mi manchi, mi crederai tanto non penso. Che possiamo uscire dal feretro, non lasceremo intatto lo scheletro. Lo perderò, ucciso Piretro. Era una fortezza come Camelot, ma non c'è più. Grazie.